noi sappiamo che l'iceberg è lì e conosciamo anche le sue esatte coordinate. Eppure non stiamo rallentando, né stiamo cambiando direzione. Magari eludiamo addirittura noi stessi per essere riusciti ad alleggerire un po' il peso mentre aumentiamo la velocità. Greta Thunberg, attivista svedese per lo sviluppo sostenibile. Buongiorno a tutti, sono Greta Di Pasqua, il primo speaker della squadra pro. Vi presento i miei colleghi, Claudia Cerullo nel ruolo di seconda oratrice, Andrea Soldato, terzo oratore. La mia casa sostiene la tesi secondo la quale i paesi sviluppati hanno obblighi maggiori di tutti gli altri nelle politiche di mitigazione del cambiamento climatico. La mia casa, quindi, vuole però soffermarsi su dei chiarimenti di significato per avere una comprensione univoca del topic in questione. Per paesi sviluppati, infatti, noi intendiamo i paesi con elevati redditi pro capite dettati dall'avanzato sviluppo economico. E per mitigazione, riprendendo proprio la definizione stessa del tema, del termine, intendiamo la riduzione a una misura più tollerabile per favorire la riduzione del riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è un dato di fatto, non si può sfuggire alla sua incombenza. È dati mostruosi che ci rivelano quanto danno abbiamo causato al nostro ecosistema. Non si può neanche però cercare di evitare l'applicazione delle misure necessarie per risanare questa piaga di cui siamo gli artefici. E chi dovrebbe compiere il primo passo è proprio chi, nel primo, ad essere irresponsabile. A sostegno della nostra tesi porteremo tre argomentazioni. La prima, che approfondirò personalmente, andrà ad analizzare la connessione che c'è tra sviluppo economico ed inquinamento, presentando un quadro d'insieme della situazione attuale. La seconda oratrice invece porterà il caso di un paese sottosviluppato, quale la Bolivia, che però subisce le conseguenze dell'inquinamento delle grandi potenze, presentando inoltre la nostra alternativa, l'economia sostenibile. Il terzo oratore invece si soffermerà sulla confutazione, ma inoltre analizzerà anche i metodi di produzione a forte impatto sul clima nei paesi sottosviluppati, tuttavia attuati dai paesi invece più avanzati, sottolineando il dislivello che si viene a creare tra le emissioni nominali e reali. Nel solo periodo 1970-2017 il valore delle emissioni di CO2 è triplicato, parallelamente all'estendersi dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione. Come esseri umani sentiamo il peso delle nostre singole azioni, ma la colpa è da attribuire con le dovute distinzioni. I dati parlano chiaro. Il paese che inquina di più in assoluto è la Cina, che si attesta a 9,84 miliardi di tonnellate di CO2 nel 2017 ed è attualmente responsabile del 27% delle emissioni globali. In seconda posizione troviamo gli Stati Uniti, con i 5,3 miliardi di tonnellate, circa il 16%. Inoltre, l'Unione Europea, se considerata nel suo complesso, si attesta alla terza posizione, con il 10% delle emissioni globali. Questi sono dati di uno studio dell'Istituto di ricerca Rhodium Group. Non è un caso, infatti, che le nazioni più incidenti siano anche quelle più sviluppate. L'inquinamento atmosferico, è dettato dalla massiva produttività dei grandi paesi. Più si produce, più si consuma, più i tempi sono accelerati, non al passo con quello della Terra, che non sostiene più dei ritmi così elevati. Dunque, per la nostra casa, è logico e doveroso attribuire maggior obblighi a chi ha maggiore impatto sul clima, impatto che deriva da scelte limitate ad una legislazione autonoma, ma che si riversano su tutto il pianeta. Il rapporto tra sviluppo economico e inquinamento sostenuto dalla nostra casa è espresso però perfettamente dalla cosiddetta curva di Kuznets ambientale, dell'omonimo economista statunitense di origine russa. Alla base della teoria, sostenuta in larga scala dalla comunità degli economisti, c'è il meccanismo secondo cui i paesi sviluppati hanno, in base al proprio sviluppo, un maggior impatto ambientale, un maggior inquinamento, prospettando però un raggiungimento di una fase matura che è rappresentata da una sorta di stabilità economica che diventa strumento necessario per combattere proprio per combattere appunto le emissioni, l'alto tasso di emissioni di cui sono st loro stessi gli artefici. Infatti bisogna considerare che una maggiore produttività implica maggiore ricchezza, di conseguenza migliori mezzi per concretizzare quell'inversione di marcia necessaria per la salvaguardia del pianeta. Tuttavia questo attualmente non si verifica. Perché non si verifica? Perché chi sente il peso dettato dalla responsabilità delle proprie azioni
non vuole rinunciare al proprio intensivo sviluppo, rifiutandosi di partecipare ad accordi internazionali. È il caso degli Stati Uniti, che sin dal protocollo di Kyoto, ma già fino ad arrivare all'accordo di Parigi, tentano di arginare il problema evitandolo, forse credendo di non subirne anch'essi le conseguenze, le ritorsioni future. Ed è l'assenza di una potenza così influente e protagonista di tutti questi eventi a rendere solo degli obiettivi lontani tutti invece quelli posti dall'accordo di Parigi, sottoscritto da 195 paesi nel 2015, al fine di evitare le conseguenze più negative del cambiamento climatico, concordando infatti di limitare a 2 gradi centigradi la temperatura superficiale media globale. Questo, per essere attuato, deve comportare una diminuzione del 50% delle emissioni globali rispetto agli anni del 1990, per poi arrivare alla fine del secolo a una neutralità carbonica. La cosiddetta fase matura che abbiamo prospettato prima, quindi, è raggiunta. Bisogna solamente utilizzare i mezzi che abbiamo a nostra disposizione per salvare il pianeta. Grazie. Grazie Greta per il tuo intervento. Diamo ora spazio al primo speaker della squadra contro, Alessandro. L'unico motivo per cui il riscaldamento globale sembra inarrestabile è che non abbiamo ancora provato a fermarlo tutti insieme. Sono queste le parole di Antonello Pasini, fisico e climatologo del CNR, da tempo a capo di un gruppo di scienziati che sta cercando di interpellare la politica sulla questione dei cambiamenti climatici. Proprio in questi giorni, in occasione del Climate Strike for Future del 15 marzo scorso, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ricorda che siamo sull'orlo di una gigantesca crisi ecologica globale. Salve a tutti, sono Alessandro Vagni, primo oratore della Casa contro la mozione, secondo cui i paesi più sviluppati avrebbero obblighi maggiori rispetto a tutti gli altri nelle politiche di mitigazione. Innanzitutto vorremmo chiarire ulteriormente il termine mitigazione e adattamento, in modo che non ci saranno futuri fraintendimenti. Per mitigazione noi intendiamo in modo più nello specifico tutti quegli interventi che agiscono sulle cause, mentre per adattamento tutti quegli interventi sugli effetti. Faremo riposare la nostra tesi su 3 fondamentali argomenti. Il primo, contesteremo il principio alla base della Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, ovvero il principio di responsabilità comune ma differenziata, ponendo l'accento su anomalie e debolezze degli accordi di Parigi. Come secondo argomento porteremo gli obblighi in cui i paesi devono avere maggior proporzione alle proprie emissioni, e come terzo argomento spiegheremo come i paesi non sviluppati hanno la possibilità e al tempo stesso l'obbligo di svilupparsi secondo modelli economici sostenibili. Inizierò dal primo argomento. Il principio di responsabilità comune ma differenziata è fondamento del protocollo di Kyoto del 97, degli accordi di Parigi del 2015 e del COP24 di Katowice del 2019. A nostro avviso sembra non rispondere questo principio alle esigenze attuali degli impatti ambientali. Da un'attenta analisi degli accordi di Parigi abbiamo notato una anomalia e una debolezza. L'anomalia è che, come già detto dalla squadra avversaria, dopo gli USA ci sono Cina e India tra i principali paesi inquinatori al mondo. Tuttavia è permesso alla Cina di inquinare fino al 30%, di aumentare le proprie emissioni fino al 30%, mentre all'India è permesso di inquinare a livello attuale per altri 13 anni. La debolezza è che non ci sono sanzioni per i paesi inadempienti né per quelli uscenti. E infatti l'annuncio di Trump di voler uscire dagli accordi di Parigi non solo enfatizza la debolezza degli accordi, ossia uscirne senza conseguenze, ma anche l'anomalia da non individuata. Infatti la questione posta da... Sapete che la Cina attualmente sta rispettando gli accordi di Parigi e sta cercando di ridurre le emissioni drasticamente? Sì, ma formalmente può ancora inquinare, quindi nel corso del tempo potrebbe anche cambiare le sue politiche, perché dobbiamo sapere che Cina e India attualmente stanno anche sfruttando il fondo previsto dagli accordi di Parigi, il Green Climate Fund,
per attuare politiche non sempre in linea con gli accordi di Parigi. Per la precisione, il fondo in questione di 450 miliardi annui fino al 2021 ha visto solamente un solo paese versare la propria quota, gli Stati Uniti appunto. Allora nasce il sospetto dell'amministrazione trumpiana sul fatto che questo fondo, questo accordo di Parigi abbia in realtà tradito i nobili principi, gli obiettivi originali e sia semplicemente un escamotage per permettere alle potenze economiche concorrenti di sfruttare le ricchezze statunitensi. Dai dati di uno studio ONU del 2017 sappiamo che in Cina e India si sta morendo per l'inquinamento e per i cambiamenti climatici, circa 1 milione di morti all'anno. 14 delle 20 città più inquinanti al mondo si trovano in India e sotto la catena himalayana, che impedisce la dispersione di CO2 catturata dall'atmosfera. Da quest'analisi sembra evidente che neanche la riduzione delle emissioni da parte dei paesi più sviluppati darebbe alcun frutto a queste città, che si trovano soffocate dal loro stesso inquinamento. Non vi è altra via se non ridurre loro stessi le emissioni. Bisogna fare in fretta, quindi, e farlo tutti insieme. È necessario che tutti i paesi inquinatori salgano sulla stessa barca con un impegno concreto nelle politiche di mitigazione del cambiamento climatico e adattamento proporzionale al loro impatto ambientale. Concludo ricordando che i paesi non sviluppati hanno l'obbligo, la possibilità, le risorse economiche ormai per sviluppare un loro modello economico sostenibile. Difatti citeremo alcuni esempi virtuosi come la Costa Rica e vogliamo concludere con alcune nostre parole che riassumono meglio quello che dovremo fare oggi. È un preciso dovere che devono assumere in primis nei confronti della loro popolazione, in secundis nei confronti del futuro dell'umanità tutta. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Alessandro per il tuo intervento. Diamo ora la parola al secondo speaker della squadra contro, Claudia. Salve a tutti, sono Claudia Cerulo e rappresento la seconda speaker della squadra pro. Prima di proseguire con la linea argomentativa già esposta dalla prima oratrice, mi accingerò alla confutazione di quanto detto dal primo oratore della squadra avversaria. Innanzitutto, il primo oratore ha portato alla nostra attenzione l'esempio dell'India come paese appunto sottosviluppato, esempio di paese sottosviluppato che produce delle emissioni notevoli di CO2, quindi un impatto notevole sull'inquinamento atmosferico. Eppure l'India non può essere riportato come esempio di paese sottosviluppato in quanto facente parte della BRICS, cioè di quei paesi in via di sviluppo sotto il settore economico, quindi economicamente parlando. Dunque l'India non è un paese sottosviluppato, ma è un paese in via di sviluppo sotto il fattore economico, insieme appunto a Russia, Cina, Brasile e altre appunto. Successivamente il primo oratore ha parlato di adattamento proporzionale. L'adattamento proporzionale però, nominare tale termine, risulta chiaramente una contraddizione della squadra avversaria, in quanto l'adattamento proporzionale è proprio l'adattarsi di un paese in futuro rispetto a quanto lui inquina. In poche parole, un paese che inquina di più, che quindi ha un impatto ambientale maggiore, ha dunque obblighi maggiori. Quindi questa sarebbe la contraddizione della squadra avversaria, mentre noi siamo sostenitori dell'adattamento progressivo. Ora mi accingerò invece all'argomentazione presente all'interno del mio discorso. Porterò dunque alla vostra attenzione il caso della Bolivia, paese che per dimensioni racchiude in sé Germania, Regno Unito e Francia e che produce solo lo 0,04% di emissioni di gas mondiali. Eppure il suo ecosistema, uno dei maggiori esempi di biodiversità al mondo, è a rischio proprio a causa della mancata adesione, del mancato
mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi da parte delle grandi potenze che sono Stati Uniti e Cina. Come già affermato dalla prima oratrice, la Cina produce il 27% delle emissioni globali, gli Stati Uniti invece il 16%, eppure la Bolivia appunto subisce le conseguenze della loro inadempienza, dell'inadempienza altrui, conseguenze come siccità, dunque scarsità di acqua che determina l'emigrazione degli abitanti boliviani dal loro stesso paese, lo scioglimento dei ghiacciai, lo sfasamento ciclo estato-inverno. Ciò a dimostrazione di come i paesi sviluppati abbiano appunto questa relazione, questo collegamento fra maggiori emissioni, maggiore inquinamento, maggiori responsabilità. Tutto ciò implica necessariamente maggiori obblighi, soprattutto se l'azione di un singolo paese ricade sull'intero pianeta e soprattutto se l'azione di un paese che vale il 27% ricade su chi invece ne vale solo lo 0,04%. A questo punto i nostri avversari potrebbero controbattere affermando appunto che l'economia subirebbe un rallentamento proprio a causa della brusca frenata della produttività industriale dovuta alla volontà di facilitare la riduzione delle emissioni di CO2. Tale rallentamento in realtà non avverrebbe perché ci sarebbe una trasformazione e non tanto un rallentamento, trasformazione di un'economia che distrugge e sfrutta l'ambiente ad un'economia sostenibile, cioè che aiuta e sostiene l'ambiente. Prego. Non crede che parte appunto di questa questione sia dovuta al fatto che la Bolivia non si tutela nei confronti delle economie degli altri paesi? Allora, in realtà la Bolivia si tutela e si tutela proprio attraverso un'iniziativa che successivamente avrei voluto portare, l'iniziativa Emission Trading. In che modo si tutela? Attraverso proprio un aiuto, un sostegno da parte degli stati che appunto si aiutano vicendevolmente. E in che modo? Gli stati che possiedono maggiori costi, quindi costi più elevati per la riduzione delle proprie emissioni di CO2, possono aiutare i paesi sottosviluppati attraverso la vendita delle proprie quote di emissione, facilitando quella che è la loro economia e anche la loro riduzione di emissioni di CO2. Al contrario, invece, i paesi che hanno raggiunto una significativa riduzione delle emissioni di CO2 possono vendere il loro surplus di quote di emissioni a coloro che invece hanno superato il volume stabilito dal protocollo di Kyoto. Tale sistema di scambio di quote, che è appunto l'iniziativa Emission Trading, già presente dal 2008 grazie poi a quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, grazie a questo scambio di quote di emissioni si ha da una parte il rispetto degli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto, dall'altra i costi sono meno elevati. Evo Morales, presidente della Bolivia, ha basato la propria politica sul ristabilire un ordine di priorità fra la tutela dell'ambiente e le tecniche di produzione e di consumo. Egli stesso dunque attiva il proprio paese, lo attiva proprio per ridurre le emissioni di CO2, ma nulla può, non può vincere la battaglia contro il cambiamento climatico se non è coadiuvato da chi vale il 27% o il 16% delle emissioni totali, perché appunto nulla può cambiare chi ne vale solo lo 0,04. Grazie. Grazie Claudia per il tuo intervento. Diamo ora lo spazio all'intervento di Simone, secondo speaker della squadra Pro. Vai. Buongiorno a tutti, sono Simone Brandi Marte, secondo oratore della casa a sfavore della mozione, secondo cui i paesi sviluppati avrebbero obblighi maggiori di tutti gli altri nelle politiche di mitigazione del cambiamento climatico. Prima di andare a portare le mie argomentazioni, mi corre l'obbligo di precisare alcuni punti affermati in precedenza, ovvero appunto è stato affermato che l'India fa parte del BRICS, quindi dei paesi in via di sviluppo, è così ed è vero, infatti ha anche l'ISU medio, quindi è possibile considerarla in via di sviluppo, quindi non sviluppato. E dunque
Di questo andrò anche a parlare nella mia argomentazione. Dopodiché è stato parlato di emission trading, cioè stiamo permettendo ai paesi sviluppati di aiutare questi paesi non sviluppati, che siano quindi in via di sviluppo o sottosviluppati, nel ridurre le loro emissioni. Quindi non riusciamo proprio ad uscire da questa mentalità. Vogliamo creare un rapporto di dipendenza anche quando si parla di emissioni, anche quando si parla di ambiente. Noi pensiamo sempre a noi, pensiamo sempre a creare questa dipendenza da parte dai paesi sviluppati nei confronti appunto dei paesi sottosviluppati, e dobbiamo uscire da questo tipo di concezione, e ve lo dimostrerò. Prego. Non credete che questa dipendenza sia già consolidata, ad esempio, dal trasporto di tutta quella produttività che causa molto inquinamento però nei paesi sottosviluppati, però invece dando molto di più a livello economico ai paesi sviluppati? Allora, diciamo che parte della... in realtà la colpa, se si riferisce a quello che è la delocalizzazione, mi pare, giusto? Esatto. La colpa è di entrambi, perché se da una parte i paesi sviluppati tentano di aggirare questo, il problema appunto delle emissioni, appunto dell'economia più facile, più conveniente, dall'altra sono i paesi sottosviluppati che non si tutelano nei confronti di questi, perché i paesi sviluppati sfruttano la mancanza di una normativa per andare a giovare alla propria economia. Dunque passiamo ora alle mie argomentazioni. La prima: mi voglio basare che sono appunto gli obblighi in merito alla riduzione delle emissioni devono essere proporzionati alle emissioni stesse. Quindi mi riallaccio al principio sulla base della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, ovvero il Common but Differentiated Responsibilities, ovvero responsabilità comuni ma differenziate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire quello che è stato affermato anche dalla prima oratrice della squadra pro, ovvero che chi emette di più deve ridurre di più. Nella classifica fatta dalla prima oratrice della squadra pro è stato detto appunto la Cina al primo posto, gli Stati Uniti al secondo posto e l'Unione Europea, sebbene non una nazione, non un paese, ma un complesso di paesi, al terzo posto. E al quarto posto? C'è l'India, un paese in via di sviluppo, dunque non sviluppato, e quindi avrebbe obblighi maggiori di tutti quelli al di sotto, di tutti i paesi sviluppati al di sotto di essa nella classifica. Andiamo a vedere perché. Il Common but Differentiated Responsibilities è stato affermato nei protocolli di Kyoto del 97. Dal 97, questi ultimi 20 anni hanno visto crescere le economie di questi paesi in via di sviluppo, che hanno adottato lo stesso modello industriale e quindi inquinante dei paesi sviluppati, e sono quindi anche questi paesi in via di sviluppo colpevoli di aver contribuito al cambiamento climatico. Quindi se la mozione che è sostenuta dalla squadra avversaria potrebbe essere stata assolutamente vera 20 anni fa, oggi ci corre l'obbligo di fare questa precisazione. I paesi sviluppati hanno obblighi maggiori non di tutti gli altri, ma di tanti altri, nei confronti nelle politiche di mitigazione del cambiamento climatico. Infatti l'India, escludendo appunto l'Unione Europea, si troverebbe al terzo posto tra i paesi più inquinanti al mondo. Infatti, secondo il Global Carbon Project, nel 2017 ha prodotto 2 miliardi e 274 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Ma l'India non è l'unico caso, infatti nella classifica della top 10 troviamo anche il Congo e l'Indonesia come paesi più inquinanti, entrambi considerati in via di sviluppo perché hanno l'ISU, indice di sviluppo umano medio. Da qui vorrei collegarmi al nostro secondo argomento. Cosa succederebbe se tutti i paesi sottosviluppati adottassero lo stesso modello economico di quelli sviluppati? Il nostro pianeta non lo sopporterebbe. Non possiamo permettere che accada una terza rivoluzione industriale, stavolta di scala globale. Ma i paesi sottosviluppati hanno un'opportunità. Sono una tabula rasa economica, dove si può impiantare un tipo di economia che sia sostenibile. Bisogna solo capire come. Abbiamo bisogno dunque di nuovi modelli, di modelli alternativi, che ci permettano appunto di superare il modello industriale. E come fare? Beh, una speranza c'è. Al modello Bolivia, proposto dalla squadra avversaria, noi sottoponiamo il modello Costa Rica. La Costa Rica, sebbene ha la richiesta energetica più grande di tutta l'America Centrale e sebbene è circondata da paesi che basano la loro economia sul petrolio, si alimenta per 300 giorni l'anno
grazie a solamente a energie pulite. Cosa vuol dire? Vuol dire che sfruttano tutti i tipi di energia rinnovabili al meglio. Vuol dire che l'eolica, solo l'eolica, ha risparmiato dal 2012 65.000 tonnellate di gas serra. Sono questi elementi, sono queste le persone che devono guidare il nostro cambiamento. Non possiamo più affidare le sorti del nostro futuro a paesi sviluppati che hanno già fallito. Dobbiamo lasciare spazio ai paesi in via di sviluppo e sottosviluppati. Grazie. Grazie Simone per il tuo intervento. Diamo ora spazio al terzo speaker della squadra del governo. Pro, squadra pro. Andrea. Pronto? Sì. Okay. Allora, come terzo oratore parto anzitutto con la confutazione. Da una parte la squadra contro ha affermato che i paesi in via di sviluppo hanno adottato i modelli industriali dei paesi avanzati. E ciò va a confermare la nostra tesi, che essenzialmente, cioè, se bisogna affidare delle responsabilità, queste devono essere in maggior misura addossate ai paesi avanzati, in quanto appunto loro non solo hanno sulla dimensione empirica il maggior numero di emissioni, ma soprattutto esportano anche il loro modello di alte emissioni negli altri paesi. Si è poi citato l'esempio della Costa Rica e quindi della sua modello di sostenibilità, ma in realtà anche la Bolivia sta seguendo dei principi di sostenibilità, come sottolineato dal nostro secondo speaker. Il problema però è che le politiche di mitigazione del clima sono essenzialmente questioni globali che di conseguenza non possono essere risolte sul piano esclusivamente nazionale, quindi possiamo tanto parlare della Costa Rica, possiamo tanto parlare della Bolivia, però tuttavia se permangono ancora paesi quali gli Stati Uniti, la Cina e la gran parte dei paesi avanzati che guidano in realtà i processi naturali che causano l'innalzamento del clima, certamente la moralità, le buone intenzioni dei governi dei paesi piccoli, la volontà democratica di uomini come Evo Morales, cioè della classe dirigente della Costa Rica, saranno certamente inutili o di poco peso. Quindi inoltre si è citato il Congo e l'Indonesia. Il Congo e l'Indonesia sono due paesi che sono vittime del cosiddetto land grabbing, cioè massiccio acquisto di enormi, vastissimi ettari di terra per colture di tipo intensivo o produzione di biomasse. Due attività che sono essenzialmente legate ai paesi avanzati, quei paesi quali la Cina, che per esempio stanno mostrando sempre una maggiore difficoltà a garantire alla loro popolazione l'approvvigionamento elettrico, oppure a paesi quali l'Europa, che cercano per esempio di promuovere il passaggio ai combustibili a biomasse. E soffermiamoci però su cosa ha significato il land grabbing in paesi quali il Congo e l'Indonesia. Anzitutto un estesissimo processo di deforestazione e desertificazione del suolo, due processi che essenzialmente vanno a ridurre la capacità del nostro ecosistema di assorbire la CO2, ricordando che la CO2 è legata, l'emissione della CO2 è legata appunto, come già più volte abbiamo sottolineato, ai paesi avanzati. Poi dobbiamo notare che il land grabbing sì, avviene in Congo, avviene in Indonesia, ma i capitali e in un certo senso anche la forza contrattuale, il potere contrattuale è in mano ai paesi avanzati, sì? Ma nel termine avanzato non rientrano anche i paesi sottosviluppati in via di sviluppo? No, nel termine avanzato si intende i paesi avanzati sono i paesi quali gli Stati Uniti, sono i paesi quali l'Europa, i paesi anche quali la Cina, l'India, BRICS, che a livello di statistica economica sono ormai alla pari dei paesi in via di sviluppo. E in ciò, quindi, cosa possiamo trarre da questo primo discorso? Che essenzialmente l'intero problema dell'affidamento delle responsabilità per le politiche di mitigazione climatica è in un certo senso deviato
da una disparità di fondo, o meglio da una nebbia. E questa nebbia è la differenza sostanziale tra le emissioni nominali e le emissioni reali. E qui introduco nello specifico il mio punto. Infatti, come sottolineato dalla Commissione Europea, o meglio, la Commissione Europea ha adottato un elenco, 2014. Questo elenco si chiama essenzialmente elenco del carbon leakage, cioè ricollocazione del carbonio, e che si ricollega anche al punto che è stato sollevato sia dalla nostra prima speaker che dalla nostra seconda speaker, cioè quello della delocalizzazione, soprattutto delocalizzazione di produzioni ad alta emissione carbonica. In particolare in questo elenco della Commissione Europea le principali attività che noi possiamo vedere sono rifornimento di materie prime e produzione di semilavorati. Adesso queste sono due attività che le economie avanzate nel tempo hanno esternalizzato nei paesi in via di sviluppo e che essi sono stati costretti ad accettare, perché ciò che dobbiamo anche sottolineare è che i paesi in via di sviluppo, i paesi poveri non hanno potere contrattuale. In sintesi, si viene delineando una disparità tra le production based emissions, cioè le emissioni legate alla produzione di un bene in loco in un dato paese, e le consumption based emissions, cioè l'anidride carbonica emessa, incorporata a tal bene che in via della delocalizzazione è stato spostato per nella sua produzione in un altro paese, ma tale bene è stato importato poi nel paese avanzato che ha delocalizzato. Perché ricordo, questo carbon leakage si parla di materie prime e semilavorati, cioè prodotti che poi vengono riportati nei paesi avanzati per il sostentamento, diciamo, del loro apparato economico. Quindi, per terminare, la questione principale è disparità tra emissioni nominali e emissioni reali, e se noi consideriamo le emissioni reali, le colpe dei paesi avanzati e quindi le loro responsabilità aumentano notevolmente. Grazie Andrea per il tuo intervento. Diamo ora la parola al terzo intervento della squadra dell'opposizione, Alice. Buongiorno a tutti, sono Alice Mascheretti, la terza oratrice della Casa a sfavore della mozione secondo cui i paesi sviluppati hanno obblighi maggiori di tutti gli altri nelle politiche di mitigazione del clima. Innanzitutto vorrei confutare ciò detto dalla squadra avversaria, partendo dal fatto che hanno proprio affermato che non si può evitare l'applicazione delle pratiche di mitigazione del clima. Non si può appunto evitare questa applicazione perché siamo sul rischio di una grave crisi ecologica. Di conseguenza, perché queste pratiche non possono essere applicate a tutti i paesi? Vorrei infatti collegarmi al concetto di capitale naturale. Ovvero è il capitale naturale è tutto ciò che ci circonda. Di conseguenza siamo tutti sulla stessa barca e quindi tutti dobbiamo impegnarci a queste politiche di mitigazione del clima. Inoltre è stato affermato che la Cina inquina di più, gli USA e anche l'Unione Europea, ma non è stata citata l'India, che come ha detto la squadra avversaria è appunto un paese in via di sviluppo. È un paese in via di sviluppo, ma è anche uno dei paesi più inquinanti appunto per il nostro mondo. Di conseguenza, perché anche l'India non dovrebbe iniziare a porre... Prego. Ma sì, l'India è un paese in via di sviluppo, ma credete che esso abbia le risorse necessarie per far sì che questi processi di mitigazione vengano effettuati adesso che non c'è più tempo? Sinceramente crediamo di sì, ognuno può fare la sua parte, in particolar modo anche i paesi in via di sviluppo rispetto a non sviluppati. In questo momento possono mettere in atto delle politiche di mitigazione. Diciamo che si può partire ad esempio da paleolico, comunque sia pannelli solari, non parliamo per forza di impianti geotermici, ma impianti che possono essere diciamo alla portata di tutti.
Inoltre è stato affermato che le politiche di mitigazione del clima sono politiche globali. Vorrei soffermarmi appunto sul termine globale. Se sono politiche di mitigazione globale, significa che tutti i paesi devono contribuire a queste politiche e quindi tutti devono impegnarsi nella mitigazione del clima. Inoltre noi hanno anche affermato che, che nel Congo e nell'Indonesia è presente il processo del land grabbing. Questo perché? Perché appunto sia il Congo che l'Indonesia non hanno una normativa che possa tutelarli, ed è stato proprio questo l'argomento che ha portato il secondo oratore, ovvero che i paesi non sviluppati, i paesi in via di sviluppo, devono quindi attuare queste normative che possano tutelarli in modo tale anche da portare all'applicazione di queste pratiche essenziali per il nostro paese. Inoltre è stato parlato appunto anche di delocalizzazione. E, riguardo alla delocalizzazione ci possiamo sempre ricollegare a queste normative. E vorrei quindi portare poi a sintesi l'intervento della mia squadra, andando ad affermare che abbiamo appunto parlato inizialmente, siamo andati a citare le anomalie e le debolezze degli accordi di Parigi. L'anomalia sta proprio nel fatto che sia la Cina che l'India, e ricordo che l'India è un paese di sviluppo, attinge ai fondi di questo accordo per andare ad attuare delle politiche economiche che non sono in linea con gli accordi. Gli obblighi da applicare in metodo alle politiche di mitigazione devono essere proporzionati in base all'emissione dei paesi che ciascuno Stato produce. E infine abbiamo poi discusso come i paesi sviluppati non hanno devono avere la possibilità e al tempo stesso devono avere l'obbligo di sviluppare secondo un modello economico e sostenibile. In quanto tutti i paesi si ritrovano immersi nelle loro stesse emissioni di CO2, e quindi perché non dovrebbe essere un loro dovere, perché non dovrebbe essere un loro obbligo, dato che devono proteggere sia la loro popolazione, dato che si ritrovano nelle loro stesse emissioni, e sia anche il futuro dell'umanità tutta. Vorrei quindi concludere il mio intervento e ringraziare per l'ascolto. Grazie Alice per il tuo intervento, e ora diamo spazio ai discorsi di replica, iniziando dalla squadra dell'opposizione. Quindi Simone? Sì. Ok. Prego Simone, hai 3 minuti. Allora, volevo concludere il nostro intervento analizzando quali sono stati i punti, i point of clash di questo dibattito. Partiamo ribadendo questo concetto della delocalizzazione, perché in realtà dobbiamo vedere questo concetto di obblighi in un contesto di più ampio respiro, perché se la delocalizzazione è vero, è fatta dai paesi sviluppati, perché si approfittano dei paesi in via di sviluppo e sottosviluppati in quanto essi mancano di una normativa che li tuteli. Quindi che obbligo hanno i paesi sottosviluppati? Di sviluppare una potenza politica, una potenza amministrativa, una potenza legislativa che gli permetta di tutelarsi dalle economie personalicistiche dei paesi sviluppati. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che non possiamo concepire il concetto di obbligo solo in merito alla riduzione delle emissioni, perché non è l'unico obbligo nei confronti della mitigazione del cambiamento climatico, perché un processo che vada a mitigare il cambiamento climatico può essere concepito di pari passo con un processo di sviluppo sostenibile. E abbiamo portato il caso, infatti, della Costa Rica, che è riuscita appunto a conquistare questo tipo di economia. Noi la Costa Rica non la intendiamo in un contesto di particolarità, stiamo solo dicendo che la Costa Rica è un modello che i paesi sottosviluppati possono seguire
per andare a sviluppare la propria economia in linea con le normative, in linea con le necessità dell'ambiente di oggi. Cosa vuol dire anche questo? Vuol dire che i paesi sviluppati hanno fallito nell'essere un esempio da seguire. Loro non sanno cosa vuol dire partire da zero, partire dal basso e svilupparsi secondo il rispetto dell'ambiente. Non sanno cosa vuol dire e non possono guidare questa transizione, la transizione da una matrice fossile a una matrice rinnovabile. Quindi non possiamo, il punto è che non possiamo lasciare gli obblighi maggiori nelle mani dei paesi sviluppati, non possiamo perché non ce lo possiamo permettere, non sono in grado di mantenere costante, di mantenere appunto sano, di mantenere pulito il nostro pianeta da questo punto di vista, non possono costituire un esempio e non dobbiamo lasciare che ciò accada. Dobbiamo invece affidare le sorti del nostro pianeta non a degli accordi che ci sembrano appunto avere delle mancanze e delle fragilità, perché gli accordi di Parigi, da quanto appunto è stato detto, sembrano più che altro una ridistribuzione delle ricchezze e non vanno quindi a mirare al miglioramento del cambiamento climatico. Dobbiamo affidare le sorti del nostro paese ad elementi come Monica Araya, direttrice del progetto Costa Rica Limpia, che sta guidando la trasformazione elettrica di tutta l'America, latina, e che ha spinto per vietare l'utilizzo di macchine che usano diesel e benzina entro il 2035. Sono queste le persone che dobbiamo seguire. Grazie. Vi invito a votare per la nostra scuola. Grazie Simone per il tuo reply speech e concludiamo questo avvincente dibattito con l'intervento conclusivo della squadra del governo, Greta. Vai. Cari giudici, arrivati alla conclusione dell'odierno dibattito, vorrei ripercorrere i punti salienti affrontati, però riconfrontando le argomentazioni portate dalla mia squadra in relazione con la tesi avversaria, cercando di creare una linea conduttrice capace di dimostrare la validità della nostra tesi. Il principio che abbiamo posto alla base della nostra argomentazione è il seguente: chi ha più impatto sul clima ha di conseguenza maggiori obblighi, dimostrando che lo sviluppo di un paese unito ai sempre più tempi accelerati della società moderna comporta un inquinamento atmosferico maggiore, in contrapposizione invece a quanto detto dalla squadra avversaria, che forse non ha colto la nostra linea del team, cioè che anche noi, e soprattutto noi, propendiamo per un adattamento proporzionale, ma addirittura cosa facciamo? Lo vogliamo potenziare, perché noi abbiamo un nemico comune, il tempo. Non c'è più tempo per aspettare che un paese sottosviluppato, in via di sviluppo, raggiunga un'economia sostenibile, ma anche o semplicemente avanzata, per attuare invece quei processi di mitigazione del cambiamento climatico che sono necessari. Inoltre, altro punto focale della discussione attuale è stata quella dell'inefficacia degli accordi attuali. Bene, come la squadra avversaria ha proprio affermato, c'è un'efficacia degli accordi, ma perché c'è questa inefficacia? Proprio perché c'è l'assenza delle grandi potenze che non si prendono le responsabilità delle proprie azioni, facendo riversare il proprio inquinamento sull'intero pianeta. Come si può pensare infatti di attribuire dei pari obblighi se le responsabilità sono diverse, ma soprattutto se i mezzi a disposizione sono diversi? Altro punto di dissidio tra le due argomentazioni è stata proprio quella che i paesi sviluppati devono attuare delle politiche, dei nuovi metodi per abbattere il proprio impatto. Bene. Purtroppo questi piccoli accorgimenti non possono cambiare un problema che ha dimensioni globali. E queste dimensioni globali da chi sono causate? Proprio da queste potenze che hanno un forte impatto e che ne determinano la conseguenza su tutti gli altri. Infatti il nostro approccio si manifesta attraverso una legislazione più responsabile, che vada verso risorse più ecosostenibili. Infatti, proprio a dimostrazione di ciò, volevamo lasciarvi con una citazione di Evo Morales, proprio il presidente della Bolivia. Bolivia che, come abbiamo già dimostrato, rappresenta un paese che subisce le conseguenze in prima persona delle potenze avanzate. Egli infatti afferma: salireste su un aereo che ha 50% di possibilità di cadere?
Allo stesso modo l'umanità ha il 50% di possibilità di sopravvivere se non cambiamo i nostri ritmi produttivi. Solo che né abbiamo la possibilità di scendere da questo aereo, né stiamo facendo qualcosa per rallentare il riscaldamento globale. Grazie. Grazie Greta.